vista ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento a Pokémon Sole. Oggi andremo a completare, perché credo sia l'ultima, la missione con Bellocchio. Quindi ragazzi, dopo aver catturato tutte le altre ultra creature, oggi andremo appunto dall'ultima, che io non ho idea di quale sia ancora, perché a parte che ho perso il conto e poi ancora non so bene quali siano ultra creature. Qualcuno mi avete detto che non è un'ultra creatura, che se non sbaglio Necrozma e non è un'ultra creatura, insomma non lo so ancora. Però l'appuntamento è qui al ristorante, quindi andiamo a mangiare. No, voglio dire, andiamo da Bellocchio, eccolo qui. Freak, eccoti finalmente. Finalmente, sto registrando subito dopo l'altro episodio, non è passato nemmeno un minuto, quindi non mi dire finalmente. Cioè, ci ho messo 2 secondi. Il capo ha già cominciato a sorvegliare i dintorni. L'hai depistata dandole una destinazione sbagliata, vero? Ehi, era necessario. L'hai lasciato un like, vero? L'unica scelta era mandarla a seguire una pista falsa per permetterle di recuperare le energie. Torniamo al nostro discorso, va bene? Dunque, l'altra errante. E Lilia? Ah no, ok. È vero, Lilia se n'è andata accanto, quindi sta a posto. Perché anche Lilia era... aveva oltrepassato il varco. E Alberta, lei però non lo sa. Circa 10 anni fa io e Augusto l'abbiamo trovata su quest'isola, svenuta sulla spiaggia. Avevamo finito la nostra missione e l'abbiamo aiutata. Aveva perso quasi completamente la memoria. Ricordava solo 4 cose. Di chiamarsi Alberta, di venire dalla regione di Hoenn e di aver compito di difendere una certa torre e di essere un'abile allenatrice. Da allora è stata tenuta sotto osservazione dalla polizia internazionale. Hanno rilevato un'incredibile quantità di energia dell'ultravarco che proveniva dal suo corpo. È possibile che abbia vagato a lungo nel varco. Comunque, dopo qualche tempo è entrata nella polizia internazionale. Ed è stata promossa prima di te che sei in servizio da più tempo. Comunque alla polizia internazionale non sono proprio delle cime. La loro strategia prevede di usare di nuovo gli erranti nonostante abbiano già fallito una volta. Questo è vero. Hai ragione, in parte. Ma in fin dei conti lei ha scelto liberamente di partecipare alla missione. A suo rischio e pericolo, praticamente. Chissà, forse inconsciamente soffre per il destino delle ultra creature. Creature nella sua stessa situazione. E invece il suo destino come errante è di essere presa di mira dalle ultra creature. Di fronte a un errante, le ultra creature entrano in uno stato di eccitazione e si scatenano. Per quanto possa essere abile, anche lei ha i suoi limiti. Per questo non volevo che si occupasse delle ultra creature da sola. Quindi ho chiesto aiuto a te per la presa in custodia delle ultra creature. Ok. Ora però la situazione è seria. Se Alberta incontrasse una ultra creatura, nelle condizioni in cui si trova adesso, farebbe una brutta fine. Quindi proprio vogliono ucciderci. Già, ho preso un po' di tempo dandole delle informazioni false, ma non durerà a lungo. Intanto ragazzino, perché non facciamo una lotta veloce? Perché? Vabbè, noi facciamo... ok. Che bravo ragazzino. Allora iniziamo. Ok, quindi intanto sfidiamo Augusto. Forse è per metterci alla prova prima delle ultra creature. Ok, parte la sfida di Augusto che ha 5 Pokémon. Intanto manda in campo Sableye. Ok, io credo di avere ancora come nella scorsa puntata per primo Pico. Eccolo qui. Quindi mandiamo Pico. Vediamo che Pokémon a che livello, 63, va bene, va bene. Direi di andare di cannonbecco, proprio di prepotenza, così intanto lo scottiamo se ci colpisce. E poi, aia, tossina. Ok, ok. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Intanto ti becchi sto cannonbecco. Ok, resiste. Resiste, resiste. Allora, se riesco, se riesco a utilizzare per forbecco... Ok, siamo più veloci, perfetto, ottimo. Adesso switchiamo Pico che ne ha abbastanza. Ok. Il veleno è effetto. Vabbè, vabbè, vediamo chi è il prossimo. Prossima scelta sarà Persian. Cambiamo Pokémon. Allora, per Persian, chi posso mettere? Potrei mettere Wolf in realtà. Credo di sì. Credo che... vabbè, dai, proviamo con Wolf. Tentar non nuoce. Adesso che non siamo più in una Nuzlocke. Tanto poi dopo possiamo andare al centro Pokémon e curarci. Perché credo che comunque Persian sia abbastanza veloce. Tapu Koko poi lo utilizzo con i Pokémon più lenti. Andiamo di Frana. Bruciapelo, va bene. Se lo dici tu, va benissimo. Tenten, ovviamente. Andiamo ancora di Frana. Attenzione, mossa Z. Vediamo che tipo di mossa Z è, forse è quella di tipo buio. Buco nero del non ritorno, ok, eccola lì. Buco nero del non ritorno su Wolf. Avrei potuto mettere Rainbow per resistere a questo attacco, o comunque alle mosse di tipo buio.
Ok, Wolf non ha più energie. Peccato, peccato. Peccato. Allora, posso mettere Zurg. Siamo messi un po' male, eh? Sì, siamo messi un po' male. Ok, però con Zurg in effetti abbiamo Sanguisuga. Che un'ottima mossa. Ah, fulmine. Oddio, ma ha tutto questo Pokémon. Sanguisuga, dai, che se è super efficace ci riprendiamo un bel po' di vita. Ok. Perfetto. Direi che altri due colpi non li reggiamo, quindi devo utilizzare addirittura la mossa Z. Sì, 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 sì. Due colpi non li reggiamo. E resisti, perfetto. Ok. Utilizziamo la mossa Z anche noi, speriamo di buttarlo giù. Perché poi così i prossimi spero che non abbiano fulmine. E posso andare di Sanguisuga, che comunque è super efficace, e cercare di buttarli giù. Questo Persian mi sta dando un po' di preoccupazioni. Idrovortice abissale. Dai così. Speriamo che lo sciotti. Ok, perfetto, lui è andato. Ok. Un bel po' di punti esperienza. Abbiamo pochissima vita. Absol, vuoi cambiare Pokémon? No. Non voglio cambiare Pokémon, però intanto lo curo Zurg, perché ha una mossa che mi interessa particolarmente. Pozione Max. Carina la musica, che è di nuovo quella lì dei Kauna, e mi piace davvero parecchio, perché è bella, però allo stesso tempo non mette tanta ansia, tranne un po' magari questa parte. Aero Assalto. E vedi che hanno sempre qualche mossa che possono utilizzare per impensierirmi. Allora, Aero Assalto. Fallo su Tapu Koko, Aero Assalto, dai. Fallo su Tapu Koko, Aero Assalto. Vediamo un po' se riusciamo a giocarcela così. Questa sarà abbastanza difficile e lunga. Intanto vediamo un po'. Elettrogenesi. Aero Assalto, esatto. Ok, lo leggiamo. Possiamo utilizzare o Ira della Natura. Sì, dai, Ira della Natura innanzitutto, così. Psicotaglio. Ok. Ira della Natura. Noi siamo più lenti addirittura di questo Absol. Quindi dovrei andarci di scarica, credo. Perché altrimenti facciamo davvero poco. Ok, psicotaglio, resisti. E dai, col brutto colpo pure. Siamo messi malissimo. Cioè, siamo messi veramente malissimo. Psicotaglio lui, su di lui non me lo può fare, quindi proviamo con lui. Che possiamo fare? Ok. Direi di andare con sporcolancio. Aero Assalto. Ok. Sporcolancio, vai. Sboom. Ok. E un altro è andato. Ok, ne ha altri due ancora. Ok, vediamo chi è il prossimo. Crocodile. Ovviamente Crocodile. Non è che poteva mettere qualcos'altro. Allora, potrei mettere... No, Legolas no. Potrei mettere Zurg o Pico. Mettiamo Pico. Così lo scotto. Lo scotto con Cannonbecco. E poi provo a curare Zurg e metterlo in campo. Ok, vai. Vabbè, prepotenza, ci sta. Tanto sono sicuro di non shottarlo. Quindi andiamo di Cannonbecco. Potrei andare anche di Breccia in realtà. Però, ok, Sgranocchio. Non so nemmeno se riesce a reggere questo colpo. Ok, no, ce la fa. Difesa pure diminuisce. Lui scotta. Cannonbecco. Bene. E il veleno, però, fa male. Allora, non so se sono più veloce. Se sono più veloce, potrei andare anche di Breccia. Andiamo di Breccia, dai. Più veloce Crocodile. Potevo nel frattempo curare Zurg, però vabbè. Questa come sfida, diciamo che è una delle più difficili. Siamo rimasti solamente con tre Pokémon, però in realtà ho ancora tanti repellenti, insomma potrei fare ancora tanto. Pensate anche solamente a un Pico messo qui adesso che lui è scottato. Se lo dovessi far riprendere in forze con
Col repellente. Non mi farebbe praticamente più niente questo Crocodile. Ok. Lui utilizza ancora Sgranocchio. Io direi che posso andare direttamente... E sapete che potrei andare direttamente con Sanguisuga, che può andare comunque bene. E io mi riprendo un po' di energia. Dai, andiamo con Sanguisuga. Ma tutti quanti hanno il rassalto, ma seriamente? Ok, Sanguisuga. Ok, perfetto. Abbiamo recuperato già un pochettino di energia. Già due Pokémon che avevano aerossalto. L'ultimo non credo ce l'abbia. Cioè, e quanti devono averlo? In più salgo anche di livello, 61. Perfetto, dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Comunque, vedete quant'è diverso una Nuzlocke rispetto a un Let's Play normale. È Hunchcrow, quindi per forza mossi tipo volante. Per Hunchcrow ci stava Tapu Koko. Vabbè, lasciamo intanto Zurg. E lui sicuro ha mosso di tipo volante. Direi di utilizzare Idrobreccia sperando di... Ok, aeroassalto, mossa stab, credo che... Perfetto. Ok. Ok, me l'aspettavo ragazzi, me l'aspettavo. Potrei andare con Rainbow. Potrei andare con Rainbow e provare con Sporco Lancio. Ok, lotta. Sporco Lancio, vai. Ora un po' ci hai rotto con questo rassalto, Eppure fa... Guardate quanto male fa. Vai con Sporco Lancio. Dai, ma seriamente... Mamma mia! Mamma mia, grande Rainbow. Grande, grande. Mi stavo già lamentando del fatto che avesse resistito con 3 punti vita praticamente. E invece, bisogna sempre contare su Rainbow. Veramente, Rainbow è fortissimo. Il vero consiglio, ragazzi, a tutti quanti. Grimer e poi Mach in forma Lola. Top. Beh, può bastare. Contiamo su di te. Ok, ci vediamo qualche informazione da Bellocchio. Probabilmente era per aiutarci, diciamo, poi contro l'ultra creatura. Agente 000. Allora, Freak, sei pronto a iniziare la missione? L'ultimo obiettivo è uccidere Voracitas. Augusto l'ha attirato nel fondo della caverna Climax. Agente 000 è la missione. Uccidere 05 Voracitas. Ok. Ecco a te, come al solito. Allora, andiamo a prendere questo Voracitas e andiamo a dargli qualche legnata. Speriamo che sia uno. È la tua ultima missione, Freak. Cominciamo con la solita comunicazione. Va bene, quelle sono state fatte. Ok. Io resto qui. Perfetto. Quindi abbiamo detto che è nel fondo della grotta Climax. Altre informazioni sulla missione. Ok. Possiede un appetito spaventoso in grado di divorare intere montagne. L'obiettivo è uno solo. Augusto dovrebbe averla attirata all'interno della caverna Climax. Purtroppo però il percorso a fare per arrivarci è estremamente lungo. Si trova in fondo al prato Pony, a cui si arriva attraversando tutta la via antica di Pony. Alcune parti della strada sono accidentate, ma non darti per vinto. Wow, ok, quindi sarà anche abbastanza lungo come percorso. Io non me l'aspettavo. Andiamo al centro Pokémon a curarci. E poi andiamo verso l'ultra creatura. Quindi andiamo da questa parte. Si sta anche facendo sera. O buio. Ok. Credo di aver capito chi è l'ultima ultra creatura, ovvero Voracitas, da come hanno detto. Quella gigante, diciamo, con la bocca enorme. Vediamo un po' se riusciamo... credo che sia di tipo buio. Quindi forse è questo il motivo per cui abbiamo dovuto sconfiggere anche il nostro amico qua. Come si chiama? Augusto, ecco. Ok. Allora, direi che posso utilizzare subito il repellente, anzi, per non perdere tempo. Super repellente, usa, vai. Perfetto. Non voglio assolutamente perdere tempo e andiamo da questa parte, utilizzando anche la carica Tauros, quindi via. Era da questa parte. Oh dai, ma c'era un masso che mi bloccava. Ok. Allora, via antica di Pony. Allora, non è che... forse di qua? Sì, mi sa che è di qua perché mi stanno anche bloccando loro, quindi succede qualcosa. Freak, come va? Un allenatore in gamba come te saprà di certo sfruttare al meglio le capacità di Zygarde. Mentre tu ti occupavi di Zygarde, noi abbiamo raccolto informazioni sul cerchio Z, e la mega evoluzione è ancora un fenomeno così misterioso. È straordinario che anche in questa regione, così lontana da Kalos, i Pokémon possano mega evolversi, attenzione!
Ma noi siamo allenatori e non possiamo limitarci alla teoria. Vediamo subito come te la cavi con la mega evoluzione. Oh, vabbè, ma scusate, ma quante cose. Non so se questa cosa è legata alla missione, però... Cioè, oddio. Espeon. Ora, mega Espeon. Così, dal nulla. Allora, per Espeon abbiamo un sacco di cose in realtà. Oddio. Pokémon. Mandiamo Rainbow. Vai. Credo che l'ultima missione la faremo a questo punto in un'altra puntata, perché stiamo davvero facendo un sacco di lotte che credo siano belle toste. Credo, in questo caso. Quella di prima era veramente tosta. Allora, direi di andare di sgranocchio. Ma perché mi dici vediamo come te la cavi? Questo fa male. Meno male che non è stab. Perché mi ha detto vediamo come te la cavi con la mega evoluzione? Probabilmente avrà un Pokémon con la mega evoluzione. Ok. Ok. La prossima scelta sarà Raichu. Per Raichu... Vabbè, lasciamo lui in realtà. Lasciamo lui perché, essendo anche tipo psico, posso andare di nuovo con sgranocchio. Lui utilizza riflesso, va bene. Va bene, va bene. Vai con sgranocchio. E sbam. Dai. Mamma mia, seconda volta che succede la stessa cosa. Seconda volta, incredibile. Aveva resistito con 0.1. Con un punto vita, praticamente. Però col velentocco, in questo caso, che è davvero... Ancora più forte Rainbow, troppo forte. Allora, Slowking. Cambiamo Pokémon. Tapu Koko. Tapu Koko contro Slowking. Beh, contro Slowking dovrebbe essere proprio il top Tapu Koko, perché è velocissimo. Contro un Pokémon molto lento. E in più è anche un difensore speciale piuttosto che fisico. Quindi, se non sbaglio, Energy Sphere è speciale. Vabbè. Però dovremmo fare comunque tanto male. Energisfera. Ok. Lui utilizza psichico. E fa pure lui parecchio male. Vabbè. Energisfera ancora. Ok. E anche lui è andato. Bene, bene. Tapu Koko è un'ottima risorsa. Perfetto, prossima scelta sarà Metagross. Vuoi cambiare Pokémon? Cambia Pokémon. Io metterei di nuovo Rainbow, però stando un po' attenti. Vabbè, comunque, mettiamo Rainbow. Andiamo di sgranocchio anche in questo caso. Oppure faccio mossa Z proprio subito. E cerchiamo di togliercelo di mezzo. Io direi di sì, dai. Quindi, vai, buco nero del non ritorno, anche noi. Via così. Aia, Meteor Pugno. Resisti Rainbow, piccolo Rainbow. Bene, bene, bene così, bene così. Ok. E adesso, boom, buco nero del non ritorno. E credo che Metagross ci saluti. Vediamo un po'. Dai, io alzo su le braccia così per dare energia alla mossa Z di Rainbow. Buco nero lo crea. Attenzione, sembra Freezer. E quel Metagross se ne va via. E invece resiste e anche bene. Ha ancora due Pokémon. Oh mio Dio. Allora, cosa ha fatto prima? Meteor Pugno. Ok, mettiamo Wolf. Mettiamo Wolf. Dovrebbe fare di nuovo Meteor Pugno, credo. Pugno scarica invece. E dai. Ok, l'effetto di riflesso è finito. Direi di andare di sgranocchio, anche se... pugno scarica è la priorità, che stupido che sono. Oddio, resiste per far bella figura, grande. Allora, facciamo sgranocchio, speriamo che lo porti quasi. Ok, va bene. Adesso vediamo chi è che è più veloce. Roccia rapida contro pugno scarica e vince il nostro caro Wolf. Non è molto efficace, però basta quel tanto che butta giù Metagross. Ok. E adesso vediamo chi è l'ultimo. Alakazam. Cambiamo Pokémon e mettiamo di nuovo Rainbow. Sì, dai.
Mettiamo di nuovo Rainbow. Anche se in realtà Alakazam dovrebbe avere fuoco al colpo. Dovrebbe avere fuoco al colpo ed è più veloce di Rainbow. Però forse... forse uno lo reggiamo, non sono sicuro in realtà. Però intanto siccome a volte missa, noi ci proviamo con una pozione max e poi proviamo. Potrei mettere in realtà anche... oddio, che sta facendo? Oddio, mossa Z di tipo lotta, può essere? Vediamo, perché non ha senso fare quella di tipo psico. Traccia... oddio, che sto facendo? Che sto dicendo? Mossa... non è mossa Z, è la mega evoluzione. E fuoco al colpo, ok. Ciao Rainbow, va bene. Va bene. Va benissimo. Oddio, oddio, oddio. Però va giù lo stesso. Va giù lo stesso, va giù lo stesso. Tu mi fai fuoco al colpo e io ti metto Legolas, che è di tipo spettro. Così vediamo. Vediamo. Ok. Vai Legolas. Fuoco al colpo. Ah, volevi? Allora, io l'ho utilizzata la mossa Z, quindi devo andare solamente di cucitura d'ombra normale. Lui utilizza psichico, ma dovrebbe... ok, reggerlo. Anche se... lo butta giù. Certo, la Kazama non è che abbia delle difese molto elevate, però non mi aspettavo un one hit KO, soprattutto con la mega evoluzione. Ma comunque, bene così. Ottimo, ottimo. Tapu Koko sarà a livello 62, non abbiamo perso nemmeno uno in questa puntata. Cioè, in questa lotta, voglio dire. Meglio così. Ok, a questo punto, un allenatore con la pietra chiave è un Pokémon con la mega pietra giusta. È tutto quel che ci vuole per liberare l'incredibile potere della mega evoluzione durante le lotte. Se sei in grado di usare il potere del cerchio Z, saprai senz'altro come servirti della pietra chiave per sprigionare il potere delle mega pietre. Grazie alla pietra chiave puoi far mega evolvere un Pokémon che ha con sé una mega pietra. Prendi, questa è per te. E la mega pietra per far evolvere, mega evolvere Alakazam. Ok. Ovviamente infatti stavo dicendo, ma la pietra chiave? Eccola lì. E Alakazamite. Ok, quindi inizia anche la ricerca delle pietre, mega pietre. Il cerchio Z permette all'allenatore di trasmettere le proprie energie mentali ai suoi Pokémon, permettendo loro di sprigionare un potere dirompente. Tu che sai controllare un simile potere non avrai difficoltà a padroneggiare la mega evoluzione. Ora dobbiamo andare, buon voyage! Ok ragazzi, allora, dato che adesso dovrei tornare al centro Pokémon e poi di nuovo rifare tutta questa strada per andare dall'ultima ultra creatura, direi che ci possiamo salutare qui perché l'appuntamento di oggi direi che si è protratto già a lungo. Nella prossima puntata andremo a completare la side quest, o meglio, la quest del post Lega, quella con Bellocchio e le ultra creature. Quindi mi raccomando, non mancate, dopo quella andremo anche a catturare i vari Tapu. Quindi non mancate assolutamente nei prossimi episodi. Un saluto a tutti quanti, se il video vi è piaciuto lasciate un pollicino in su, un bel commento qua sotto, rispondete alla domanda del giorno che non riguarderà l'ultra creatura, dato che adesso ci sono state delle cose proprio che sono state inserite così per farmi perdere questo tempo incredibile. Quindi alla prossima ragazzi, allora a tutti, non mancate, ciao!